5 luoghi comuni sul feng shui. Luogo comune numero 1. Il feng shui è uno stile di arredamento. Attenzione, quando parliamo di arredamento feng shui, non parliamo di uno stile di arredamento né di un preciso stile di arredamento. Molto spesso riviste che non vanno nel dettaglio rispetto alla tematica del feng shui chiamano feng shui un po' tutto quello stile minimalista asiatico e prevalentemente assegnano il nome di arredamento feng shui a un certo arredamento che potremmo collocare nello stile del wabi-sabi, quindi un certo minimalismo giapponese. Già questa cosa ci fa pensare che se comunque il feng shui ha un'origine collegata a quello che è il taoismo e alle scuole naturalistiche cinesi, ovviamente collegare all'idea di feng shui uno stile giapponese che per quanto sia stato sempre la cultura giapponese molto influenzata dalla cultura cinese, chiaramente non sono e non saranno mai la stessa cosa. È un po' come dire l'arredamento spagnolo è uguale all'arredamento italiano. Esattamente quella cosa. Secondo luogo comune. Per fare un intervento di feng shui mi dovrò riempire casa di oggetti cinesi. Questo è un altro luogo comune che deriva dall'importazione in Occidente e dalla trasmutazione di quello che era il feng shui tradizionale. Se seguite la mia serie dedicata alle differenze tra il feng shui moderno e il feng shui tradizionale, potrete capire chiaramente quanta differenza ci sia tra un feng shui che si basa sulla percezione, l'osservazione naturalistica e gli effetti neuropsicologici dello spazio sulla nostra fisiologia e quanto al contrario tutta una serie di atti scaramantici e tradizioni popolari che sono stati presi in blocco dal feng shui moderno sincretico siano stati poi reinterpretati come degli elementi necessari e imprescindibili per un intervento di feng shui. Quindi, se anche proprio non sopportate le cineserie o comunque degli oggetti che non provengono dalla vostra cultura di riferimento o comunque non sono di vostro gradimento, non vi preoccupate che per un intervento di feng shui nessuno vi obbligherà a mettere oggetti che non vi piacciono all'interno della vostra casa, perché il feng shui di fatto non è, come dicevo prima, uno stile di arredamento o delle indicazioni di arredamento, ma una valutazione che potrei definire quasi scientifica, in quanto si basa proprio sull'osservazione e sugli effetti che forme e colori fanno direttamente sulla nostra fisiologia, e quindi sarà sempre fatta sulle necessità e sulle predisposizioni di ogni individuo. Luogo comune numero 3: se faccio un intervento di feng shui, mi svuoteranno casa. Questo è un altro luogo comune. Infatti, bisogna prestare attenzione a non confondere il feng shui con il decluttering. Che cos'è il decluttering? Il decluttering è una disciplina, è un sistema che è diventato necessario principalmente a partire dal secondo dopoguerra, soprattutto da noi qua in Occidente, in cui l'accumulo, spinto da una società del consumo, da una società votata all'acquisto, alla produzione continua, ci ha portato ad accumulare all'interno delle nostre case una marea di oggetti di cui non abbiamo assolutamente bisogno o che magari utilizziamo un'unica volta nella nostra vita e dopo rimangono lì ad imperitura memoria. Il decluttering è una tecnica che va a valutare come questa tipologia di oggetti, come queste cose possono in realtà creare delle influenze negative sulla nostra percezione di benessere ambientale, la nostra percezione di benessere di vita, tendendo a creare anche dei veri e propri rallentamenti, perché soprattutto tutta una serie di oggetti collegati al nostro passato, alle nostre memorie, possono anche diventare una vera e propria ancora che ci impedisce di evolvere, di lasciare andare tutto ciò che è passato. Questo stimolo all'accumulo in realtà ci deriva dal nostro passato di cacciatori e raccoglitori, perché noi sapiens, se abbiamo la fortuna di avere un cervello e un pensiero logico che tende ad adattarsi molto velocemente al cambiamento, ad adattarsi molto velocemente all'evoluzione tecnica e ai cambiamenti culturali, di contro tende ad essere molto lento in quella che è l'evoluzione biologica e tende a mantenere ancora i cosiddetti comportamenti vestigiali, che ci fanno sentire bene quando abbiamo tante cose di nostra proprietà.
Da cosa deriva? Deriva da un passato in cui bisognava procacciarsi, bisognava andare in cerca del cibo, in cui le risorse potevano essere anche molto scarse. E quindi per noi avere tante cose automaticamente diventava una fonte di sicurezza, una fonte che ci permetteva di prospettare una vita serena anche nei giorni a venire. Questo ovviamente in una società sempre più votata al consumo è diventato un vero e proprio problema per molte persone con estremi come quelli dell'accumulo compulsivo. Ma quando facciamo un intervento di Feng Shui, a meno che uno proprio non abbia delle problematiche da risolvere, e queste ovviamente vengono sempre valutate durante un'analisi, durante una consulenza, ma non è detto che esistano, che siano presenti. Quindi non abbiate paura, con un intervento di Feng Shui nessuno, a meno che non sia assolutamente necessario, vi dirà di svuotare casa e di cambiare completamente l'arredamento. Luogo comune numero 4. Per fare feng shui basta inserire i colori giusti nelle direzioni spaziali giuste. Questo, come anche detto nel video dedicato ai colori, ma potete leggere anche i miei approfondimenti su blog domoteorica.it/approfondimenti. Un altro luogo comune che deriva dal fatto sì che ogni direzione spaziale abbia dei colori affini, dei colori che rappresentano, che presentano la stessa informazione energetica della direzione. Quindi parliamo nuovamente del Wuxing, del ciclo naturale delle cose, del ciclo delle cinque fasi dell'energia. Ma di contro non è vero che sia sempre funzionale inserire il colore di riferimento in una determinata direzione. Perché ragione? Un colore in una certa direzione, ad esempio un colore fuoco come il rosso nella direzione sud, che rappresenta un'informazione energetica di tipo fuoco, ci può anche stare se quel settore di casa è un settore che deve essere potenziato, se l'influenza del fuoco deve essere presente o deve essere inserita. In quel caso può aver senso come ragionamento, ma una valutazione seria, una valutazione fatta bene, deve andare a calcolare qual è l'esposizione spaziale, qual è la conformazione spaziale, quanto ci celeste è presente, quanto ci terrestre è presente, come si muove il ci umano, e creare anche eventualmente delle mediazioni tra funzione dell'ambiente, perché ogni stanza di casa ha una determinata funzione che può essere definita sempre attraverso le cinque fasi dell'energia e quella che è la direzione spaziale nella quale è inserita. Se avrò quindi uno spazio a nord che porta un'informazione di tipo acqua e questo spazio però è una cucina che quindi in sé porta un'informazione di fuoco e terra, là dovrò andare in cerca di una mediazione che mi permetta di creare un ambiente armonico in quel determinato settore di casa a seconda di come io ogni giorno lo utilizzo. 5. Il feng shui è una superstizione per sciamani moderni. Innanzitutto, lo sciamanismo e il feng shui non hanno quasi assolutamente niente in comune. Anticamente, ovviamente, chi si occupava di feng shui molto spesso poteva essere anche un uomo di medicina. Ma l'idea che si sta a volte facendo è che il feng shui sia qualcosa di magico, sia qualcosa esclusivamente collegato alla spiritualità e all'interior design, quando in realtà è un'analisi molto dettagliata di quelli che sono gli effetti dello spazio sull'essere umano. Quindi, quando parliamo di feng shui, non parliamo di superstizione, non parliamo di atti scaramantici, ma parliamo della valutazione precisa dello spazio a seconda delle influenze che può avere su noi sapiens o eventualmente anche su altre creature presenti. Quindi il feng shui non ha niente di esoterico, non ha niente di magico. C'è ovviamente anche tutto un filone di esoterismo, quindi studi privati, non pensiamo mai che l'esoterismo sia qualcosa di satanico o collegato alla magia nera. Esoterico significa semplicemente che non tutti possono accedere a quel tipo di informazione, a quel tipo di conoscenza, perché sono conoscenze molto profonde che necessitano di un bagaglio culturale e la capacità di comprenderle a monte, se no ovviamente saranno delle informazioni di cui non ci si può fare niente o che, come abbiamo visto in tanto feng shui,
popolare sono state completamente travisate. Quindi, quando parliamo proprio di Feng Shui, non pensiamo mai a qualcosa da fare, come ad esempio, che ne so, le nostre barche di San Pietro o di San Giovanni, a seconda di quando le si fanno, e altri tipi di tradizioni contadine popolari. Il Feng Shui tradizionale è proprio una tecnica di osservazione delle dinamiche che si svolgono quotidianamente sul pianeta e che sono di fatto date da quella che è la nostra fisiologia, che si è sviluppata, si è evoluta in adattamento alle caratteristiche del pianeta Terra e soprattutto della spazialità che percepiamo e che costruiamo ogni giorno come sapiens. Spero che questo piccolo approfondimento vi risulti utile e per qualsiasi informazione potete pure scrivere o commentare. Ciao, a presto!